Il Pescara chiude il 2017 da dimenticare con una vittoria, si spera, beneaugurante. L'1-0 ottenuto all'Adriatico a spese del Venezia vale oro perché arrivato dopo una gara sofferta e tutt'altro che spettacolare, ma che ha visto la squadra abruzzese crederci fino alla fine. Il pari avrebbe forse meglio rispecchiato l'andamento del match, ma di questi tempi conta soprattutto far punti in attesa del mercato e di capire se Zdenek Zeman nel 2018 sarà ancora sulla panchina adriatica. A regalare il successo al Delfino ci ha pensato ancora una volta Luca Balzania, forse all'ultima gara con la maglia del Pescara. Scelte più che obbligate per Zeman in formazione, considerando le 11 assenze. Tornano dal primo minuto Perrotta in difesa, Proietti a centrocampo e Caponi in attacco. Il Boemo porta in panchina solo 8 giocatori. Meno problemi per Pippo Inzaghi, che senza lo squalificato Falzerano schiera la sua squadra con il 5-3-2. In avanti spazio all'ex Teramo Moreo, panchina per Giuseppe Zambrano. A sfidare il freddo dell'Adriatico ci sono poco più di 5.000 coraggiosi. Al secondo minuto subito Venezia pericoloso con Fabiano che sotto rete colpisce il palo esterno della porta di Fiorillo in sospetta posizione di fuorigioco. Al quinto ancora ospiti in evidenza con un colpo di testa in area di Bruscagin che spedisce di poco la sfera sopra la traversa. E la squadra veneta a fare la partita nei primi minuti con il Pescara che si vede solo al 12° con un tiro centrale di Mazzotta. Il Delfino appare timido e timoroso al cospetto di un Venezia coperto che può contare sulla terza miglior difesa del torneo. La compattezza dei lagunari crea problemi ad un Pescara di fatto incapace di costruire vere e proprie occasioni da rete. A risentirne così lo spettacolo davvero modesto. Al 43° il Venezia, poi l'occasione più ghiotta per passare, ma Pinato di testa indisturbato colpisce il palo interno con Fiorillo immobile. Nel recupero pettinaria poi però due grosse occasioni per regalare alla sua squadra il vantaggio, ma Maduero gli dice no. Nella ripresa si ricomincia al piccolo trotto e con i due portieri a braccia conserte. La prima occasione del secondo tempo è di marca ospite con una conclusione velenosa di Fabiano che sfiora il montante della porta abruzzese. La risposta del Pescara è affidata a Pettinari che dopo una buona azione conclude però a lato, anche se di poco. Il match dell'Adriatico vive a sprazzi in un contesto però di grigiore generale. Al 28° Maduero per poco non combina però la classica frittata su un tiro non irresistibile di Gaston Brugman. Poi arrivano le prime due sostituzioni con Zigoni in campo per un opaco Moreo e Baez per Mancuso nel Pescara. Lo spettacolo è il grande assente all'Adriatico con uno 0-0 che fino a questo momento rispecchia quanto offerto in campo dalle due formazioni. La gara però si infiamma improvvisamente nel finale, visto che al 39° è il neoentrato Geico a far correre un brivido alla difesa bianca-azzurra. Ancora due giri di lancette ed ecco che il solito Valzania si inventa l'Eurogol della giornata, regalando il vantaggio al Pescara e facendo esplodere la gioia dei 5.000 cuori biancazzurri sugli spalti. Passa un minuto e Baez al 42° si divora il 2-0, ma il Pescara fa giustamente festa per la conquista di 3 punti di platino ottenuti al termine di una gara tutt'altro che semplice. Ora le vacanze più o meno meritate per tutti, poi un peccato che potrebbe stravolgere la squadra in attesa di capire se il Boemo sarà ancora sulla panchina del Pescara nel 2018.